Mi vergogno, tutto sport zum Fremdschämen, zum Fremdschämen. Oggi vi insegno una parola tedesca, Fremdschämen, che attenzione, non ha una traduzione diretta, precisa in italiano, ma può essere interpretata come vergognarsi per qualcun altro. Ogni tanto nella vita succede che qualcun altro si comporta in maniera talmente imbarazzante che tu ti vergogni anche se non è neanche colpa tua. Proprio questo accade oggi, 4 di dicembre, io ormai residente in Italia, amante dell'Italia, mi vergogno veramente per tutto sport, lo reputo davvero grave che un quotidiano applichi un linguaggio da bar, ok? Una cosa che magari lo può fare un tifoso da bar, magari lo può fare anche uno youtuber molto schierato che punta sull'entertainment, va bene, ma non me lo aspetto da uno dei tre più venduti quotidiani italiani e sinceramente non è la prima volta. Da quando vivo in Italia noto questa cosa in continuazione e io finora non ho mai detto nulla, ma a un certo punto devo dire qualcosa. E stranamente succede sempre, quasi sempre, in sfavore della nostra Inter. Sulla copertina stamattina non ci potevo credere, tutto sport scrive, anzi, iniziamo così, non scrive magari, non so, brava Inter eroica, quattro difensori infortunati, ma la difesa regge anche contro i campioni d'Italia. Amici, ieri con tutta la difesa out, l'Inter non ha subito gol contro Osimhen, contro Kvaratskhelia, contro uno squadrone. Secondo me ci vuole anche rispetto verso il Napoli, perché chi accetta che l'Inter ieri ha svolto una prestazione incredibile, se la prestazione è stata veramente incredibile, significa che tu hai avuto anche un avversario forte e non possiamo minimizzare questo Napoli. Questo è un grande Napoli con tanti tanti campioni incredibile, perciò secondo me ci vuole rispetto per entrambe le squadre. Una cosa del genere non si poteva scrivere, no? No, no. Brava Inter, la difesa tutta infortunata regge anche contro i campioni d'Italia, in uno stadio, in un campo ostico, fuori casa, Maradona. No, tutto ciò non si poteva scrivere. Invece tutto sport sceglie uno stile totalmente diverso, che secondo me divide la gente, crea odio ed è veramente pericoloso. Tutto sport sulla copertina scrive Inter boom con aiutini. Allora, secondo me è triste, molto triste, ridurre la grande prestazione dell'Inter, che secondo me è stata una delle prestazioni più belle, più emozionanti degli ultimi 10 anni. Io ovviamente ricordo poche Inter che hanno sofferto un calcio così spettacolare. Secondo me la partita ieri è stata proprio una pubblicità per il calcio italiano a livello mondiale. Molto triste ridurre tutto questo spettacolo a dei aiutini. Tra l'altro la parola aiutini secondo me è molto brutta, inappropriata, perché finché mi parli di errori ne possiamo anche discutere e lo faremo in questo video, ne parleremo anche dei errori, presunti errori dell'arbitro. Io sono una persona onesta intellettualmente, ne parleremo. Si può discutere di errori, gli esseri umani commettono errori, ma parlare di aiuti, di aiutini, implica che l'arbitro volontariamente abbia voluto aiutare l'Inter. Aiutini, aiutare. La parola aiutini deriva da aiutare. E se tu non hai le prove, non puoi scrivere una cosa del genere. È un'accusa gravissima, un'accusa oscura, un'accusa che ricorda tempi molto molto bui del calcio. E tu un'accusa del genere la devi solo fare quando hai veramente le prove al 100%. Come io mi ricordavo anche che alcuni testate giornalistiche accusavano giocatori dove facevano proprio i nomi di aver fatto scommesse, betting eccetera, dove poi alla fine si è scoperto che questi giocatori non avevano fatto nulla. Anche lì non è uno scherzetto, se tu fai un'accusa così grave devi avere le prove. E non penso che esistano delle prove che l'arbitro ieri volontariamente abbia voluto aiutare all'Inter. Però ripeto, io non mi nascondo, amici, e vorrei rispondere con razionalità e non con populismo alle accuse. Ok?
E perché lo faccio? Perché ci sono iscritti che io stimo, che vengono a commentare sotto i miei video, poi mi scrivono anche in diretta su Instagram, non in maniera populista, non in maniera cattiva, l'Inter ha pagato l'arbitro, una roba che veramente non si può sentire, no, che invece parlano di errori umani e vogliono sapere la mia opinione. E qui posso rispondere assolutamente, con massima onestà, però dobbiamo anche sempre contestualizzare nel calcio. Questa è una cosa molto importante che me l'hanno spiegato tanti tanti arbitri, parlando con tanti tanti arbitri, mi hanno sempre spiegato questa cosa, che nel calcio uno debba sempre contestualizzare. Allora, innanzitutto, un arbitro, prima di una partita di calcio, cosa fa? Un arbitro decide di applicare uno stile di guida, che può essere rigoroso, cioè questo stile rigoroso può essere adottato magari per, non so, mantenere il controllo sul campo, magari questo stile lo usi in partite dove c'è proprio il rischio di perdere il controllo, magari un derby molto acceso dove già nel passato spesso l'arbitro ha perso il controllo, risse, non so che cosa, e tu vuoi dal primo secondo scoraggiare comportamenti antisportivi, e perciò tu fin dall'inizio sei molto autoritario da arbitro e fai capire ai giocatori che oggi non c'è molto margine, eh? Oggi veramente sei severissimo e tu questa linea la porti avanti. Oppure, come accade per esempio molto in Premier League, per questo motivo la Premier League è anche così amata, non è l'unico motivo, ma è uno dei motivi, che in Premier League spesso gli arbitri scelgono uno stile, diciamo, permissivo, o potremmo anche utilizzare la parola laissez-faire. Ok? In questo caso gli arbitri tendono ad essere più tolleranti nei confronti di infrazioni meno gravi. Tanti contatti, dubbi, nel dubbio le lasciano scorrere perché favoriscono il ritmo della partita. Questo stile perciò lo sceglie soprattutto per favorire il flusso del gioco. E alla fine non esiste uno stile di arbitraggio migliore o peggiore. L'importante di una partita, durante una partita, è soprattutto di mantenere lo proprio stile, di applicarlo con continuità. Questa secondo me è la cosa fondamentale. Se tu inizi in maniera laissez-faire e poi dopo sei molto rigido, non va bene, perché non sei coerente. Una squadra potrebbe dire: beh, verso di noi sei stato, hai avuto uno stile laissez-faire, invece verso l'altra squadra sei stato molto rigido. E questo non va bene, ok? E proprio ieri l'arbitro, io l'ho notato fin dall'inizio, ha applicato uno stile laissez-faire. Voleva favorire allo spettacolo, voleva favorire al ritmo alto, e perciò la partita ha avuto anche un ritmo altissimo. Non è stata una partita interrotta in continuazione su ogni piccolo contatto, no, è stata una partita bellissima, una partita che mi ha fatto emozionare e penso che abbia fatto emozionare anche a voi. E perciò io stamattina, leggendo anche queste accuse, mi sono riguardato ancora una volta la partita e ho notato che nel primo tempo l'arbitro ha fischiato solamente 4 falli, 4-5 falli, e qualcosa di clamoroso. Un intero primo tempo fischiare così pochi falli e non ha fischiato neanche un fallo in favore dell'Inter. E attenzione, c'erano tanti contrasti combattuti con contatto fisico dove tu potevi fischiare fallo per l'Inter oppure anche fischiare fallo per il Napoli. L'arbitro invece ha deciso di avere una linea laissez-faire e in base a questa linea ha anche deciso di non assegnare il rigore per il Napoli. È vero, abbiamo visto tutti che Acerbi sfiora il piede di Osimhen, è vero, il contatto c'è, ma il calcio, anche questo è vero, è uno sport di contatto e perciò alla fine, se tu fischi ogni contatto, devi fischiare veramente 1000 falli a partita. Ogni secondo c'è un contatto. E tu non lo puoi fare, perciò tu vai a valutare l'entità del contatto. L'arbitro ieri ha valutato l'entità del contatto. E secondo me, se avesse scelto fin dal primo secondo una linea rigida, magari avrebbe
fischiato rigore. Avendo però dall'inizio fino alla fine aver applicato uno stile un po' laissez-faire, ovviamente lui questo rigore, essendo coerente, non lo fischia. E perciò io non capisco dov'è lo scandalo su questo rigore. Secondo me lo scandalo non c'è. Magari alcuni possono dire che non gli piace questo stile laissez-faire, magari alcuni possono contestarlo, oppure magari alcuni possono parlare di errore. Ma parlare addirittura di aiuto arbitrale, secondo me è fuori luogo. È veramente totalmente sbagliato. Ho parlato anche con diversi arbitri e mi hanno tutti confermato questa cosa. Poi lo ammetto senza problemi che Lautaro Martinez si aggrappa con due braccia su Lobotka. Un intervento secondo me falloso prima dell'1-0. Anche lì possiamo discutere stile laissez-faire, però secondo me rispetto a quell'altra azione di cui adesso abbiamo parlato abbastanza, questo aggrapparsi con due braccia su Lobotka è stato molto forte e secondo me qui possiamo parlare di un errore, ok? Però ripeto, errore e non un aiuto. C'è però anche da dire, amici, che la partita ieri non è finita 1-0, 2-1, la partita è finita 3-0 per l'Inter, con un altro gol segnato di Thuram con una bellissima combinazione, non un tiro della domenica, una bellissima combinazione strutturata fino in fondo, gol tolto per un millimetro. Per un millimetro di spalla in fuorigioco. Ci sta a toglierlo, perché alla fine è matematica. È matematica, anche se solo un millimetro è in fuorigioco e la tecnologia lo vede, deve fischiare. Ma a livello di meritocrazia, possiamo dire che l'Inter ha segnato 4 gol ieri. 4 gol, e perciò una partita dove tu hai segnato 4 gol che derivano da delle azioni elaborate, combinate, non dei tiri della domenica, no, hai veramente meritato di vincere e poi ridurre questa prestazione meravigliosa solamente su un arbitro che ti ha, che tu dici che ti ha fatto degli aiuti, che l'Inter boom, che secondo me l'Inter boom ieri c'era, l'Inter ovviamente ieri ha fatto un boom, una prestazione incredibile, però ridurre questo Inter boom su degli aiutini, alcuni addirittura ho visto online che hanno scritto di Lega Marotta, è vergognoso. È vergognoso, è irrispettoso verso l'Inter ed è anche irrispettoso verso il Napoli. E ieri abbiamo visto due signor squadre. E mi rende triste, non mi piace assolutamente, perché io ripeto, è stata una partita europea, una partita che ha fatto emozionare, non è stata come Juve-Inter. Juve-Inter, io lo ammetto, giocate la mia Inter, anche colpa dell'Inter, è stata una pubblicità per il basket, per il baseball, per la danza ritmica, non per il calcio. Chi ha visto Juve-Inter e secondo me non ha seguito prima il calcio, dice no, il calcio non fa per me, vado a seguire il baseball, vado a seguire un altro sport, perché è stata veramente orrenda questa partita. Invece ieri una partita meravigliosa, e minimizzare tutto quello che è successo ieri lo reputo davvero davvero triste, amici. Adesso aspetto ovviamente anche la vostra opinione nei commenti. Io accetto critiche costruttive ma non distruttive. E quello secondo me che sta facendo tutto sport è distruttivo. Non crea un bel ambiente nel calcio. Poi ci chiediamo, ormai c'è sempre più divisione, odio anche fra le tifoserie. Secondo me se scrivi determinate cose sulla copertina di un giornale nazionale, divide, crea odio, e tutto ciò secondo me dobbiamo evitarlo. E dobbiamo anche sempre chiederci quali sono i ruoli. Cioè, uno youtuber magari che fa un po' di intrattenimento, posso capire, però da un quotidiano io mi aspetto un'altra cosa. Io sono orgoglioso della mia Inter. Sono orgoglioso e questo orgoglio non me lo potete togliere. Ok? Forza Inter, avanti contro tutto e tutti. Fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti. Ci vediamo presto. Amala sempre.